queste cose non le fai, e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no. Vuoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu? Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio sono cattiva. Sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido perché. Un'emozione dura poco, il bello è proprio lì, che quando si fa duro il gioco un'altra emozione è già qui. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Volevo scriverti e poi tutto il resto già lo sai. Volevo scriverti ma lo faccio adesso se vuoi. Dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio ho fatto pace con me per sempre. Scusa se non l'ho fatto mai. Mina Icona. Spieghiamo anche perché Mina è immagine, foto, immaginario, tante Mina cose. Credo abbia fatto scattare più di chiunque altro tra i personaggi musicali e televisivi nel dopoguerra italiano quel senso, da una parte, di imitazione da parte della cosiddetta donna tradizionale che vede se Mina ha il capello corto e il boccolo stretto stretto. Tutte quante così. Se Mina porta un certo tipo d'occhiale. Tutto quello, tutti con quell'occhiale. Però, come forse abbiamo già anche ricordato, il cambiamento che ne fa un'icona vera è l'esagerazione. Perché Mina è un'iperdonna, nell'altezza, una gigantessa meravigliosa. Il trucco non ha nulla di convenzionale, togliendo sopra la cintura. Ecco, è questo calcare la mano che diventa una forma di stile, che è il camp, così detto, sì. Laddove l'esagerazione è uno stile personale. Sono come tu mi vuoi,
Se adesso te ne vai, da domani saprai. Un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Ti aspetterò, forse tu nemmeno hai capito che per me si tratta di amore. Io non so perché così, ma è proprio così. E mai, ti giuro amore, mai così. Però la peculiarità di Mina è di essere trasversale, perché lei diventa da una parte icona e quindi modello di riferimento per la casalinga, per la mamma che ha un figlio fuori dal matrimonio, ma ad esempio per la popolazione gay italiana e non solo italiana è un mito senza precedenti. Beh, in America la Streisand, ma non solo, guarda, a me capitò nell'81 di andare in America per la prima volta e portai come regalo ai miei amici americani, ai miei amici italiani che erano in America a fare cameriera, i dischi della Mina, perché non si usava qui. E capii dagli amici americani e degli italiani che rimasero sconvolti. E ho pensato già da quella volta, se Mina avesse avuto più coraggio e voglia di affrontare di viaggiare, avremo una star di livello mondiale. È vero che la Streisand o Bette Midler sono similari a lei per piacere sia a un pubblico tradizionale che a un pubblico meno tradizionale, però Mina è un'iperbole, Mina è irraggiungibile per quello, perché è tanto alta, perché ha tanta voce, perché ha tanto cuore, perché soprattutto ha messo al primo posto della sua esistenza un valore tradizionale, non essendo lei per niente tradizionale, la famiglia. È vero, la famiglia prima e il tutto lavoro il la musica dopo. Tutto il resto dopo. Voglio farti vedere adesso questo filmato che Paolo Limiti mi regalò, mi ha regalato proprio il due pollici originali che ha girato lui nel 1971 di Amor Mio. L'abbiamo già vista altre volte, però questa è sempre bella da riguardare perché è un filmato unico, bellissimo, irripetibile, è una Mina stupenda, in bianco e nero. E poi vediamo. Mogol Battisti. Beh, ancora Mogol Battisti, sì. Vai Emanuele. Tu, amor mio, chi ti ha amato in questo mondo? Solo io. Io, invece io, sono stata troppo amata. Ma noi due, amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più. Tu sei tu, più qualcosa. Ah!
Guarda sul mare gabbiano leggero che va. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso. Tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso. Squillando ancora. Madame, è ancora lei? Sì? Sì, sì, no, ci stavamo chiedendo qui nel Mina's Room se fosse possibile il cielo in una stanza. Guarda, siamo proprio in una piccola stanza, lo studio. Qui, Piccioncini mi chiede se piccioli. Se possiamo, però no, perché è vero, no, anche una lunga storia d'amore di Paoli ha cantato, è vero, certo, è vero. Ma questa però, qui è quella più è vero, all'inizio. Mina, cielo in una stanza. Eccolo. Mina.